è 4,5 milioni di italiani in povertà assoluta. E messaggio a Luigi Di Maio: 4,5 milioni di italiani in povertà assoluta. Messaggio a Luigi Di Maio. E i dati no, non li ho inventati io, e ce li dà l'Istat, lo sapete, magari l'avete già saputo. Quello che non potete sapere però sono i miei messaggi a Luigi Di Maio, io glieli rinnovo in continuazione, capito? Perché presto Luigi Di Maio sarà a Palazzo Chigi e dovrà affrontare la situazione di questi 4,5 milioni di italiani in povertà assoluta. C'è scritto povertà assoluta, l'Istat non dice povertà relativa, povertà assoluta, 4,5 milioni, è uno sterminato esercito di italiani che hanno riposto tutte le loro speranze su Luigi Di Maio, che presto andrà a Palazzo Chigi. Però questi 4,5 milioni di italiani in povertà assoluta fanno parte del popolo sovrano. Io ho già spiegato a Luigi Di Maio che il popolo sovrano non perdona. Non perdona. Mai, 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 mai deludere le aspettative del popolo sovrano. E Luigi Di Maio le aspettative ne ha create tantissime. Tantissime ne ha create. Specialmente con il reddito di cittadinanza, ma io ho già spiegato tante volte che dare il reddito di cittadinanza agli italiani vuol dire promettere agli italiani di fare le nozze con i fichi secchi, perché con il reddito di cittadinanza tu non ci paghi le bollette, tu non ci paghi il mutuo della casa, tu non ci puoi mandare i tuoi figli all'università, tu non puoi mandare i tuoi figli laureati a fare uno stage in Irlanda. E se non mandi i tuoi figli laureati a fare uno stage in Irlanda, che padre di famiglia sei un miserabile. Si tratta anche di stabilire i livelli della cosiddetta vita dignitosa. Quante volte gliel'ho detto Luigi Di Maio che il Parlamento del popolo sovrano deve chiarire dalla locuzione vita dignitosa. E comunque il popolo sovrano vuole una vita dignitosa, e all'interno della vita dignitosa ci stanno le bollette da pagare, il mutuo della casa da pagare e il mantenimento dei figli all'università, e poi anche l'invio dei figli laureati lassù a Glasgow, sul Highland. E poi c'è la questione che dentro il popolo sovrano ci sono 4,5 milioni di italiani in povertà assoluta. Non povertà relativa, povertà assoluta, lo dice l'Istat, non lo dico mica io. E allora Luigi Di Maio è una persona onesta. Allora Luigi Di Maio si fida dalla sua onestà. E adesso facciamo un discorso sulla questione dell'onestà, perché io vi ho già detto ripetutamente, e l'ho ricordato anche Luigi Di Maio, che il popolo sovrano, specialmente 4,5 milioni di italiani in povertà assoluta, non ci fanno colazione, pranzo e cena con la onestà di Luigi Di Maio. Con la onestà di Luigi Di Maio il popolo sovrano non paga le bollette. Con la onestà di Luigi Di Maio il popolo sovrano non paga il mutuo della casetta. Con la onestà di Luigi Di Maio il popolo sovrano non può mantenere i suoi figli all'università e, dopo che si sono laureati, mandarli là in Scozia sulle Highland a fare degli stage. L'onestà è una cosa bella. E io voglio ricordare a Luigi Di Maio che, per esempio, il popolo sovrano ha punito severamente Bettino Craxi. Il popolo sovrano ha punito severamente Silvio Berlusconi, e il popolo sovrano sta punendo severamente Matteo Renzi, lo sta punendo severamente. Perché? Perché il popolo sovrano dice che questi tre soggetti da me nominati non sarebbero onesti. E invece Luigi Di Maio è onesto. Quindi qualcuno ritiene che, siccome Luigi Di Maio è onesto, il popolo sovrano
gli vorrà tanto bene a Luigi Di Maio. No, 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 io sono qua a ricordare a Luigi Di Maio che se non vorrà essere sbranato dal popolo sovrano, il quale ha tutti i poteri, non basta che Luigi Di Maio gli venda la sua onestà al popolo sovrano, e non basta nemmeno che Luigi Di Maio dia al popolo sovrano pane e circenses, cioè il reddito di cittadinanza, perché qua lo dico, qua lo ripeto, che con reddito di cittadinanza il popolo sovrano non può pagare le bollette, con reddito di cittadinanza il popolo sovrano non può pagare il mutuo della casa, con reddito di cittadinanza il popolo sovrano non può mandare i figli all'università, con reddito di cittadinanza il popolo sovrano non può mandare i propri figli laureati nelle Highland a fare uno stage. È una questione di vita dignitosa, è una questione di vita dignitosa, il popolo sovrano vuole condurre una vita dignitosa. Per cui io sono qua a ricordare a Luigi Di Maio che se non vuole essere sbranato dal popolo sovrano che ha tutti i poteri, dovrà avviare un processo di abolizione della proprietà privata, perché ci sono tante ricche e tante ville favolose, sontuose qua in Italia. Ci sono tantissime belle fabbriche, belle fabbriche, grandi, piccole e medie. Ci sono tanti terreni coltivati aranci, gli arancetti, a olive, gli olivetti. Ma ci sono i latifondi, bellissimi. Il popolo sovrano lo sa che esistono queste cose, eh? Ville favolose. E quindi Luigi Di Maio deve mettere mano alla proprietà privata, la deve abolire. Obiezione. Tu, Serafino Massoni, non tieni conto che se Luigi Di Maio abolisce la proprietà privata, i ricconi portano tutti i soldi all'estero. No, non è un'obiezione. Perché cosa portano all'estero i ricconi? Carta straccia. E i ricconi mica si possono portare all'estero le loro ville sontuose, le loro belle aziende, grandi, piccole, medie, i loro latifondi, i loro oliveti, i loro arancini, mica li possono portare all'estero, restano qua. E queste belle ville sontuose, queste belle, piccole, grandi e medie aziende, questi latifondi, aranceti, oliveti, li espropriamo, li diamo allo Stato e li diamo ai 4,5 milioni di italiani in povertà assoluta, Luigi Di Maio, si parla di 4,5 milioni di italiani in povertà assoluta. Questi 4,5 milioni di italiani in povertà assoluta si prendono le ville sontuose dei ricconi, si prendono le grandi, piccole e medie aziende dei ricconi e si prendono i latifondi dei ricconi. Ecco risolto. Basta abolire la proprietà privata. I ricconi scappano all'estero con i soldi. Beh, che ci portano all'estero? La carta straccia, mica se possono mangiare la carta straccia i ricconi. E le loro sostanze le lasciano tutte qua in Italia. Ville sontuose, quante ville sontuose. Grandi, piccole e medie aziende e latifondi, terreni, frutteti, aranceti, oliveti. Ecco qua. 4,5 milioni di italiani in povertà assoluta. Messaggio per Luigi Di Maio. Cari amici, se voi volete bene a Luigi Di Maio e non volete che anche Luigi Di Maio faccia la brutta fine che ha fatto, hanno fatto Bettino Craxi, Silvio Berlusconi, la brutta fine che sta facendo Matteo Renzi, prendete questo video, infiocchettatelo bene e mandatelo a Luigi Di Maio. E ricordate Luigi Di Maio, che io sono questo qua, io mi chiamo Serafino Massoni, questa è la mia ultima opera, questa è la mia penultima opera, che nella sua bella traduzione in lingua inglese sta in tutto il mondo, sulla grande piattaforma mondiale della mela, la Apple. Però per chi vuol leggere quest'opera in lingua italiana c'è anche l'edizione in lingua italiana. Ok, cari amici, questo video mandatelo a Luigi Di Maio, perché io non voglio, e neanche voi lo volete, che Luigi Di Maio faccia la brutta fine che hanno fatto Bettino Craxi, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, che ci sta dentro fino al collo.
Matteo Ricci sta dentro fino al collo. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.